105. Il suo tono mi sbalordì. «Ma si può sapere con chi ce l'hai?» dissi. L'espressione, il modo di camminare, quell'aria saccente, piena di presunzione, non c'era più. Mia moglie non era più lei. Il suo amante potente l'aveva scaricata e lei era tornata da me. Era uno degli uomini più intelligenti che io abbia mai conosciuto, uno dei cervelli più brillanti. Io, che l'ho inseguito, scodinzolando, disse mia moglie del suo ex amante. Era in preda ad un attacco isterico e aveva il volto rigato di lacrime. L'ho adorato, ma mi rendeva una nullità. Fissai mia moglie e il suo atteggiamento mutò di colpo. Si premette la mano sulla bocca, parlava del suo amante, amministratore delegato della Simset, una società di livello internazionale. «Ero una pazza», gemette. «Ti chiedo perdono». «Ma quale perdono?» dissi d'impeto. «Il perdono lo devi chiedere a te stessa». «Ma perché?» disse mia moglie delusa. «Perché grazie a tutto ciò che ho sofferto da quando sei fuggita da casa con lui, ho capito che io non ero stato tradito a caso e che tu non mi tradivi a caso, ma anzi, che tu ed io facevamo l'esperienza migliore per l'evoluzione che eravamo. Io, pantofolaro e mediocre, tu, tifosa dei vincitori della vita. Allora non mi perdoni? Ma che ti devo perdonare se siamo stati già corretti dalla legge, io con il dolore del tradimento e tu con l'abbandono del tuo idolo, dopo essere stata usata in lungo e in largo?» Dopo aver parlato così, provai che il mio cervello fosse staccato dal corpo e fluttuasse nella sua calda ignoranza. Infatti, era la mia coscienza e non il cervello fisico a farmi sentire completamente rilassato, soddisfatto e tranquillo.